Stanno quei giorni che mi vedo bella e quei giorni che dico mamma mia, non ti guardo allo specchio là perché devi ancora un po' di parole. Per Dalila non è facile riuscire a stare dietro a tutto tra Sofia e gli impegni social. Buongiorno. Ciao Dalila. Ma non rinuncia mai a prendersi cura del suo look. Mettete là tutto ciò che riguarda il make-up e l'abbigliamento per una bellezza. Non mi sento bella, soprattutto dopo che ho partorito non mi sento per niente bella. E sta cosa la vivo proprio male. Cioè non mi accetto, come si dice, come stessa. Non so più come ero prima, cioè prima mi sentivo meglio, capito? Mi faccio dei complessi, so che magari uno dice ah no, non ti servono a niente, quindi comunque il fisico è cambiato tanto da quando ho partorito. Ci stanno quei giorni che mi vedo bella e quei giorni che dico mamma mia, non ti guardo allo specchio là perché devi ancora un po' di parole. Outfit perfetta. A posto? Allora, ok. Io adoro i capelli così comunque. Sì, benissimo. Allora, lui è Luca. Ciao, è il fotografo di Dalila per lo shooting. I lavori sui social, sì, è stancante. Cioè, alla fine comunque fai due lavori più la mamma, quindi è come se ne fai quattro dei lavori. Perché, cioè, è stancante proprio. Dice, ah, ma c'è una figlia, lavori, ma c'è una figlia, esci, oppure, che ne so, parto per una collaborazione, mi dicono, ma tua figlia dove l'hai lasciata? No, l'ha lasciata a casa, lo sta. Qualcuno in cui sapete? Cioè, Sofia deve stare dentro al coso mio, come i canguri, entra la tasca mia, uguale. Non è così. Ma non gli farebbe bene neanche a lei, sta sempre tutto troppo insieme. Non è che vado a criticare o giudicare un'altra mamma, magari lei c'ha il suo modo di fare la mamma che per me può essere sbagliato ma per lei può essere giustissimo, come magari il mio modo per lei è sbagliato e viceversa. Mi vede e lasciatevi. No. Maria, io ho finito qua di fare il video, okay. Tutto quanto, e tanto dopo te li mando come sempre, cioè li metto poi, certo, sì. E a livello di foto? No, a posto. Anche perché alle 5 e mezza devo andare a fare cena a Sofia, quindi chimana, ti faccio sapere. Grazie mille, baci. Grazie a te. Ciao. Grazie.